Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi parliamo dei Fenici. Si tratta di un popolo che, sebbene non abbia dato vita ad un'entità politica stabile o duratura, tuttavia ha avuto una certa importanza, nella storia dell'umanità, rappresentando una tappa decisiva per il progresso della cultura e della civiltà, e ora, vediamo perché. Partiamo innanzitutto da qualche riferimento temporale e geografico. Possiamo dire che a partire dal terzo millennio avanti Cristo la fascia costiera del Mediterraneo orientale, quindi quell'area corrispondente grosso modo all'attuale Libano, abbia iniziato ad essere occupata dai Fenici. Si trattava di una popolazione di origine semitica, probabilmente originaria del Golfo Persico. Intorno al 1200 a.C., dopo che le invasioni dei popoli del mare avevano indebolito gli imperi egizio e ittita, che fino a quel momento avevano esercitato una certa influenza sia da un punto di vista politico sia dal punto di vista economico sull'area siro-palestinese, i Fenici cominciano a fondare una certa quantità di città, numerose città, fra cui ad esempio anche Tiro, Biblo, Sidone, quindi dei centri che ben presto divennero molto noti e potenti. Si tratta, quando parliamo del territorio abitato dai Fenici, di una fascia costiera piuttosto stretta, il cui entroterra era montuoso, quindi ricco di legname, famosi cedri del Libano, ad esempio, e di una costa invece pianeggiante, dove ovviamente si faceva molto sentire l'azione mitigatrice del mare Mediterraneo, quindi permettendo lo sviluppo di quelle che sono le coltivazioni tipiche della macchia mediterranea, quindi grano, vite, ulivi e in generale alberi da frutto. Ecco, ovviamente questa particolare conformazione del territorio, quindi la conformazione montuosa di gran parte della Fenicia, rendeva piuttosto difficoltosi i collegamenti interni e ha fatto sì che non ci sia stato, come invece per altre civiltà antiche, lo sviluppo di uno stato unitario, ma piuttosto si sia dato origine ad un sistema di città-stato, ossia di piccoli centri che erano indipendenti l'uno dall'altro ed erano retti da delle monarchie, il cui potere veniva trasmesso per via ereditaria, quindi alla morte di un re succedeva di regola il figlio. Queste monarchie erano in genere poi affiancate comunque nel governo di queste città da assemblee di anziani o comunque di figure di spicco nel settore mercantile, quindi ricchi mercanti. Questi re in genere esercitavano la propria autorità a tutto tondo, diciamo così, quindi in ambito legislativo, giudiziario, economico e politico, e addirittura sovrintendevano anche l'aspetto del culto, quindi possiamo dire veramente che avevano un potere assoluto anche di matrice teocratica, quindi avevano anche potere spirituale, ecco, in abbinamento a quello temporale. Queste città erano poi anche legate fra di loro in genere da delle politiche matrimoniali, quindi da delle alleanze che si creavano per effetto di matrimoni fra i vertici, insomma, che reggevano queste città. Ma non abbiamo notizia del prevalere di una su altre, quindi abbiamo una sorta di equilibrio, ecco. Interno che si viene a creare da un punto di vista sia economico che militare, anche se la mancanza di un unico esercito forte ha fatto sì che ci fosse comunque un elemento di debolezza nei confronti dell'esposizione a dominazioni straniere. Diciamo che queste città-stato fenice sono riuscite a prosperare grazie alla vocazione mercantile di questo popolo. Abbiamo detto in apertura che la Fenicia era una striscia di terra sostanzialmente, quindi aveva una forma piuttosto allungata con un'ampia porzione di costa, e questo ovviamente ha fatto sì che si sviluppasse molto precocemente questa vocazione proprio per la navigazione. Fra l'altro sappiamo che i Fenici sono stati il primo popolo dell'età antica a praticare la navigazione notturna, quindi sapevano orientarsi seguendo la stella polare e con il tempo misero a punto in modo sempre più accorto, sempre più attento, delle tecniche per la costruzione di navi e strumenti nautici,
che rendevano la loro civiltà superiore rispetto a quelle coeve in questo settore. Sappiamo che le loro flotte mercantili giunsero in ogni angolo praticamente del Mediterraneo, quindi spingendosi fino alla Sardegna, fino alla Spagna, e addirittura arrivarono a oltrepassare quelle che venivano chiamate colonne d'Ercole. Quindi gli antichi solevano definire lo stretto di Gibilterra colonne d'Ercole ed era considerato un punto pericoloso da oltrepassare. Lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo a.C., ha parlato addirittura di una spedizione navale fenicia finanziata dal faraone Necco intorno al 600 a.C. e secondo questo racconto, questa spedizione sarebbe partita dal Mar Rosso e dopo 3 anni sarebbe giunta sulle coste mediterranee dell'Egitto. Quindi, se fosse vera questa notizia, ciò significherebbe che i Fenici avrebbero preceduto di circa 2000 anni la circumnavigazione dell'Africa, appunto partendo dal Mar Rosso e arrivando poi alla costa mediterranea dell'Egitto. Anticipando appunto la circumnavigazione dell'Africa compiuta da Vasco da Gama. Ecco, si tratta però di una notizia, che viene riportata, ma che non è più possibile verificare, quindi gli storici sono in realtà, divisi su questo punto. Ecco, per quanto riguarda, l'economia fenicia, possiamo dire che si basava prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, sui commerci marittimi, che consentivano ai suoi mercanti di scambiare i prodotti dell'artigianato locale con altri prodotti di cui c'era necessità, in particolar modo derrate alimentari e prodotti agricoli, proprio perché il territorio montuoso del Libano, sebbene il clima fosse comunque favorevole sulla costa, ma nell'entroterra il territorio montuoso non consentiva di fornire coltivazioni, prodotti agricoli a sufficienza. I Fenici esportavano quindi soprattutto legno di cedro, che era molto pregiato e particolarmente adatto alla costruzione, e anche prodotti artigianali di qualità elevata, quindi vasi, ceramiche, oggetti di varia foggia e tipologia realizzati con pasta di vetro. Il vetro vero e proprio ancora non esisteva, però appunto questi oggetti erano comunque molto preziosi per l'epoca e lavorati con una tecnica che i Fenici avevano appreso in Egitto e poi perfezionato. Quindi riuscivano a fondere a temperature molto elevate il silicato di calcio, che è un minerale presente in natura, e modellandolo riuscivano poi ad ottenere questi oggetti di forma, di foggia desiderata. Ecco, erano particolarmente richiesti non solo questi oggetti, ma anche più in generale i tessuti di origine fenicia tinti con la porpora. La porpora era ricavata da un mollusco chiamato murice e era appunto di colore rosso vivo, era molto pregiata, particolarmente apprezzata. E in cambio appunto di questi manufatti, i Fenici importavano nella madrepatria prodotti agricoli, come dicevamo prima, quindi olio, vino, anche cereali, ma anche spezie o profumi. E oltre a tutto questo, anche vari metalli, quindi piombo, ma anche rame, stagno, argento e ferro, che venivano acquistati in lingotti e poi potevano essere fusi o comunque scambiati nuovamente in cambio di nuovi prodotti. Ecco, bisogna dire che oltre al commercio regolare, alle attività legali, diciamo così, i Fenici erano soliti praticare nel mare anche la pirateria, quindi non era raro che attaccassero le navi di altri popoli per rivendere gli equipaggi come schiavi dopo essersi impossessati del carico. E nonostante appunto questa attività illecita, insomma, certamente non encomiabile, è innegabile il fatto che i Fenici abbiano svolto comunque un ruolo fondamentale di intermediari fra i popoli della Mesopotamia e il resto del Mediterraneo. Quindi è stato grazie a questa popolazione se si sono diffuse, hanno potuto circolare fra le popolazioni che si affacciavano sul Mediterraneo, non solo le merci, ma anche tecnologie, tradizioni e tutta una serie di elementi, di pratiche, insomma, che rientrano più in generale in un panorama di carattere culturale.
Ecco, per favorire questa espansione commerciale, i Fenici erano soliti fondare anche delle colonie. Diciamo che prevalentemente si trattava di scali e di empori, quindi non dobbiamo pensare a delle città organizzate, diciamo, in modo sistematico come potevano essere quelle fondate dai Greci, ad esempio, ma erano prevalentemente dei punti di appoggio che servivano da supporto per i mercanti, quindi degli empori per la vendita. Ben presto, però, la mole dei traffici inizia a crescere e quindi questi semplici scali, gradatamente, intorno soprattutto, diciamo, a partire dal IX secolo a.C., a partire da questa data, si evolvono e diventano delle vere e proprie colonie, quindi non più solo nell'area orientale, ma in tutto il bacino del Mediterraneo. Ancora oggi abbiamo delle città che sono proprio di origine fenicia, quindi pensiamo ad esempio a Cagliari in Sardegna o a Palermo in Sicilia, Malta, Cipro, quindi abbiamo molte testimonianze ancora di questa attività dei fenici. La costa più ricca di colonie è certamente quella africana, dove sorsero delle importanti città come Ippona o Cartagine, e per diversi secoli le città fondate dai Fenici furono dei centri comunque particolarmente fiorenti e alcuni di essi, come ad esempio Marsiglia, sono tuttora dei porti di grande importanza. Ecco, i rapporti con le popolazioni locali erano solitamente abbastanza pacifici, cioè i Fenici non miravano a conquistare militarmente questi territori, quindi non dobbiamo pensare ad un espansionismo come potrà essere poi in seguito ad esempio quello romano, ma la loro presenza era, diciamo, mirava soprattutto ad uno scambio commerciale ed era effettivamente vantaggiosa anche per le popolazioni residenti, quindi era un vantaggio reciproco quello che si riusciva poi a trarre da questa attività. Ecco, col tempo le città fondate dai Fenici ovviamente diventano sempre più potenti, quindi si consolidano e alcune di queste iniziano a diventare indipendenti dalla madrepatria. Una di queste colonie sarà poi particolarmente famosa nella storia dei secoli successivi. Si tratta di Cartagine, che diventerà la più grande avversaria di Roma nella sua espansione nel Mediterraneo. Secondo la leggenda, Cartagine viene fondata nell'814 da Elissa, regina di Tiro, che la tradizione conosce meglio come Didone. Didone viene immortalata nell'Eneide di Virgilio e la storia, ad esempio, di Didone e di Enea viene non solo raccontata, appunto immortalata da Virgilio, ma è anche nei secoli successivi fonte di ispirazione per tante opere d'arte, pittoriche, scultoree, musicali, quindi è una storia che ha creato una grande suggestione nell'immaginario collettivo nei secoli a venire. Intorno all'VIII secolo a.C. Cartagine inizia a sua volta a fondare delle colonie in Sicilia, in Sardegna e in Corsica e, come si diceva prima, ben presto entra in conflitto con le colonie del Mediterraneo occidentale, ma soprattutto con Roma. Quindi tra il III e il I secolo a.C., nelle cosiddette guerre puniche, perché punici era appunto il nome con cui i romani chiamavano i cartaginesi, avremo lo scontro fra queste due civiltà. Prima di concludere, facciamo anche un accenno alla cultura, all'organizzazione della società e alla religione fenicia. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione della società, bisogna ricordare innanzitutto che si trattava di una società schiavistica, quindi che, come anche peraltro in altre popolazioni antiche, era prevista la presenza di persone che non godevano della libertà personale, quindi che erano in condizioni di schiavitù ed erano impiegate per i lavori più pesanti. Per quanto concerne la religione, sappiamo poco della religione fenicia, sicuramente si trattava di una religione politeistica e quindi c'erano più divinità che venivano venerate, ad esempio la divinità suprema, il dio Baal, che era dio della pioggia e della vegetazione.
o ancora Astarte, che è conosciuta anche con il nome di Ishtar, che appunto rappresentava invece la madre terra. E Baal e Astarte costituivano insieme ovviamente l'energia generativa, quindi servivano a garantire la vita non solo degli esseri umani, ma anche la continuità delle specie sulla terra più in generale. I culti dei Fenici erano gestiti da una casta sacerdotale. Anche di questo si sa poco, ma certamente avevano un ruolo comunque di rispetto all'interno della società. I templi generalmente erano costruiti all'aperto, si trattava di aree recintate, una sorta di recinto sacro all'interno del quale si riteneva che la divinità alloggiasse. Un'altra cosa particolare, caratteristica della civiltà fenicia, è che i morti venivano inumati, ossia venivano seppelliti nel terreno, e molto probabilmente i fenici credevano nella vita dopo la morte. Per quanto concerne la cultura, sappiamo che avevano un patrimonio letterario piuttosto esteso, di cui però abbiamo notizia solo da fonti indirette, quindi i testi originali sono andati perduti. Si tratta, come anche appunto in altre civiltà, anche per quanto concerne questo aspetto, si tratta di testi epici e mitologici. O anche di carattere storico, laddove però la storia va sempre a mescolarsi anche con aspetti leggendari, quindi abbiamo una fusione di realtà e di fantasia, con intento ovviamente celebrativo, di conferire sacralità a quello che viene raccontato. Sicuramente importante da ricordare l'invenzione dell'alfabeto fonetico, quindi a differenza di altre popolazioni che utilizzavano delle scritture di tipo geroglifico o ideografico, quindi avevano dei pittogrammi sostanzialmente per rappresentare le varie parole, dato che faceva sì che si dovessero inventare centinaia o migliaia di simboli. Ecco, nel caso invece dei Fenici abbiamo l'invenzione, proprio viene attribuita a loro l'invenzione dell'alfabeto fonetico, ossia di un alfabeto composto di solo 22 segni, quindi qualcosa di molto vicino a quello che abbiamo noi oggi come concetto, ovviamente. Quindi 22 segni, 22 grafemi, ciascuno dei quali corrispondeva ad un suono della lingua parlata, quindi ad un fonema. Quindi c'era anche una corrispondenza abbastanza stretta fra i due elementi. E questo faceva sì che con pochissime lettere fosse possibile comporre un'infinità di parole, esattamente come avviene negli alfabeti moderni. Ecco, oggi per noi questo è un dato assodato, ma non lo era assolutamente nell'antichità. Quindi l'alfabeto fonetico permise ovviamente di semplificare enormemente la scrittura, eliminando appunto le migliaia di segni che avevano caratterizzato tutte le scritture di tipo cuneiforme o geroglifiche, e dall'altro lato di ottenere appunto una grande corrispondenza fra la lingua parlata e quella scritta, quindi fra il grafema, il modo di scriverlo, e il fonema, quindi il suo suono, la pronuncia. Bene, con questa lezione abbiamo terminato. Si è trattato di una panoramica piuttosto rapida, ma spero utile per l'inquadramento di questa popolazione antica. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!